Ciao a tutti, sono Sandro 2011. Oggi facciamo un video ancora sui beni e sul mercato. Io ho fatto già alcuni video, vi ho parlato del cambio tradizionale, del cambio eco tradizionale, quindi che è 1 a 1 per la stessa era, 1 a 2 per ere vicine, 1 a 2 o 2 a 1 secondo se si sale o si scende di era. Che non si può fare il salto di era perché un gioco non permette di offrire 1 a 4, 1 a 8 e così via, e quindi bisogna sempre passare al massimo all'era vicina. Vi ho detto poi che in realtà questo cambio tradizionale non è reale, perché il cambio, se ci riferiamo ai costi per produrre i beni delle varie ere, questo è vero soltanto per le prime ere. Rapidamente non è più vero, e il rapporto reale fra un'era e l'altra in base al costo dei beni non è più di 2 a 1, ma di 1,5 a 1, di 1,2 a 1 e così via. Quindi in realtà non conviene offrire beni di era inferiore per prendere beni di era superiore, conviene il contrario, conviene dare beni di era superiore e prendere il doppio di beni dell'era subito inferiore. Infatti, se vedete nel mercato, trovate sempre pieno di offerte in discesa, ma molto più raramente offerte in salita. Per in discesa intendo da era superiore a era inferiore, per in salita intendo da era inferiore a era superiore. Non andiamo sul gioco, andiamo prima su... Sì, questo è il gioco, però a me interessa invece andare proprio sul PC. Voglio rifarvi vedere un file Excel che vi ho fatto vedere in un altro video. Se vi ricordate, in questo file vedo il costo dei beni. Vedete il rapporto, non descriviamo tutto il file, vediamo soltanto il rapporto in costo reale di produzione dei beni di un'era e quella vicina. Vedete, qui all'inizio è 2 fino al basso medioevo, poi diventa 1,50, 1,33 e qui addirittura 1,10, quindi praticamente minima la differenza del costo dei beni fra futuro oceanico e futuro artico. E quindi questo è uno dei motivi per cui non conviene dare beni inferiori. A me spesso mi chiedono: ah, il cambio eco, mi prendi questa offerta? Ma se lo facessi mi ritroverei rapidamente con pochissimi beni, perché produrre beni di era inferiore costa molto di più. Oltre al costo che vediamo in questa tabellina di cui abbiamo già parlato, per cui non ne parlo ulteriormente, un'altra cosa da considerare è lo spazio. Come già ho accennato in un altro video, se io devo produrre beni del bronzo mi serve molto più spazio che se devo produrre beni del futuro virtuale, in proporzione, nel senso che se io cambio beni da era superiore a era inferiore, cioè se io do beni di era inferiore, io questi beni di era inferiore li devo produrre, e per produrre beni di era inferiore mi serve molto più spazio, se ne devo dare il doppio, il quadruplo e così via. Una domanda: supponiamo che io ho 100 beni dell'era spaziale di Marte, dell'era degli asteroidi, l'era più recente attuale, e li cambio, secondo il cambio tradizionale, di 2 a 1, in ere sempre inferiori, prima in era spaziale di Marte, poi in futuro virtuale, futuro oceanico, futuro, fino all'età del bronzo. Secondo voi, questi 100 beni, quanto mi diventano? Ve lo faccio vedere subito, qui abbiamo fatto il calcolo. Ecco, qui ho tutte, ingrandiamo un pochino di più che si vede meglio, qui ho tutte le ere, dall'era del bronzo all'era degli asteroidi. Se io ho 100 beni dell'era degli asteroidi, secondo il cambio tradizionale me ne danno 200 di Marte, poi questi li ricambio in beni del futuro virtuale, me ne danno 400, quindi ogni volta raddoppiano. Siccome la cosa va esponenzialmente, vedete che arrivo rapidamente a era moderna 51.000, passo medioevo 800.000, fino ad arrivare per 100 beni dell'era degli asteroidi, il cambio eco tradizionale mi darebbe 13 milioni abbondanti di beni dell'età del bronzo. Allora supponiamo che io, sì, dico il cambio eco, quindi accetto questi scambi, produco, io però sono quello che produce i beni del bronzo, non quelli dell'era degli asteroidi, e io cedo beni del bronzo per avere beni sempre di ere superiori. Beh, per produrre beni 100 beni dell'era degli asteroidi ci metto un attimo, per produrre 13 milioni di beni dell'era del bronzo quanto mi ci mette? Quindi non chiedetemi, beh, a me in continuazione, non chiedetemi beni di ere inferiori, perché non è vero no, che il cambio tradizionale è corretto, non è vero per i beni che costano, ma soprattutto non è vero per gli spazi. Io per produrre 13 milioni di beni del bronzo dovrei riempire tutta la mia città di produzioni e neanche ci riuscirei. Quindi produrre beni di ere inferiori significa non avere spazio, oltre che avere dei costi superiori. E quindi non conviene
accettare dare bene di aree inferiori per bene di aree superiori. A volte si fa per tanti motivi, trovate chi ve l'accetta, quando si cambia di era può far comodo avere i beni prima, a volte può convenire per mettere dei grandi edifici, per mettere Castel del Monte all'inizio, Alcatraz, Ark, quindi si trova anche chi ve lo fa, però non gli conviene, cioè, quindi non datelo per scontato, e dare offerte in discesa, quindi offerte da era superiore a era inferiore, diventa molto più difficile, ci vuole molto tempo. Potete provare e col tempo magari trovate chi ve le prende, però non lo date per scontato, soprattutto non chiedetelo come favore a un amico, perché gli state chiedendo un favore che è del tutto sconveniente, cioè non, può farvelo una volta, ma non sistematicamente. Detto questo, io volevo farvi a questo punto vedere un'altra cosa che è il punto fondamentale di questo video. Noi abbiamo visto tempo fa, qui siamo nel gioco, raccogliamo, abbiamo visto un file che io ho fatto per il mercato per pareggiare i beni di una data era, per fare in modo che se io ho beni di una era molto diversi numericamente fra di loro, quali offerte devo fare per arrivare che di ogni bene ho la stessa quantità. Oggi vedremo una cosa simile per i cambi per l'appunto in discesa da un'era all'altra, secondo il cambio tradizionale di 2 a 1. E quindi supponiamo che noi vogliamo abbassare di era i beni, quindi fare il cambio che per noi è conveniente e che difficilmente ci accettano. Però come facciamo? Quanti ne cambiamo? E allora vediamo adesso questo file. Il file che utilizziamo è questo, che è la nuova versione del file. Questo file lo conoscete, fino a qui, fino alla colonna Q, è identico al file che già conoscete. Questa, vedete, è la versione 2.0 invece che 1.0, quindi lo sapete usare fino a qui, sapete già come si usa. Se non lo sapete, andate a vedere il video precedente. E adesso noi che cosa facciamo? Su questo mondo, su K, io ho già parecchie offerte al mercato. Vedete, ho quattro pagine di offerte, alcune anche discendenti, però non ho offerte al momento delle ere dell'Alto Medioevo, quindi da rame all'alabastro, e dell'età del ferro, da stoffa a roccia calcarea. Quindi oggi lavoreremo su questi beni. Io cercherò di pareggiare questi beni, però vedete, io ho molti più beni dell'Alto Medioevo che beni dell'età del ferro, quindi a me converrà spostare un po' di beni dall'età dell'Alto Medioevo all'età del ferro. Sono offerte che ci vorrà un po' di tempo perché me le prendono, perché come ho detto non sono convenienti per chi le prende, pur essendo eque secondo il mercato tradizionale, e anche tutto sommato secondo i costi, perché in queste ere ancora è vero che il rapporto di 2 a 1 è corretto in base ai costi di produzione, però non è corretto riguardo alle produzioni da mettere, allo spazio che occupano, perché se io ho una sola produzione di rame e lo scambio con il doppio di produzione di stoffa, devo mettere due produzioni di stoffa e quindi lo spazio occupato è il doppio, perché lo spazio occupato da una produzione di rame e una produzione di stoffa più o meno è lo stesso, insomma, quindi non mi conviene. Vediamo però, una volta che uno decide di abbassare i beni da un'era all'altra, questo file come ci aiuta a pareggiarli, quindi pareggiarli non i beni di un'era, ma pareggiare i beni di due ere, cioè arrivare alla fine che io ho dalla stoffa fino all'alabastro lo stesso numero, salvo arrotondamenti, di tutti i beni. Allora vediamo questo file. La parte iniziale la conoscete, qui allora Alto Medioevo, da ferro utilizzeremo questa parte del file quindi. Allora, qui mettiamo intanto quanti beni abbiamo in inventario, a partire dalla stoffa, quindi 403, 467, 392, 6 e 30 e 2,65. Poi andiamo invece all'era successiva, 9,63, 1,675. 1271, 781. E 7,67 all'alabastro. Ok, allora vediamo che se io faccio il pareggio come abbiamo fatto l'altra volta, avrò 1091 beni per tipo dell'Alto Medioevo e 4,31 dell'età del ferro. Chiaramente io invece devo cercare di spostare beni dell'Alto Medioevo nell'età del ferro. Allora, che scambi devo fare? Questi beni, questi importi per il pareggio servono per il pareggio nella stessa era. Invece questa zona del file serve per fare il pareggio fra due ere diverse.
In particolare, vedete, qui dice beni per pareggio con era precedente, beni per pareggio con era successiva. Quindi io per scambiare questi beni, che li devo pareggiare con l'era successiva, devo utilizzare questo. Per invece scambiare questi, pareggiare questi beni con l'era precedente, devo utilizzare questo. E qui mi aiutano i colori. Vedete, io ho messo lo stesso colore. Se io faccio scambio dall'alto materiale al ferro, devo utilizzare questo arancionino. Se io scambio dal ferro al bronzo, devo usare questo verdino. Quindi ogni volta devo usare per l'era precedente quello sulla destra, per l'era successiva questo qui sulla sinistra. In particolare, che cosa ci dice questo? Ci dice che se io devo pareggiare i beni dell'alto materiale e del ferro, qui sono 1091, qui sono 431, a quanto arrivo? Media con era precedente, media con era successiva. Pareggerò 871 beni di ogni tipo. Vedete che 871 è più vicino a 1091 che a 431, perché ovviamente dando i beni di era successiva, io per ogni due beni di quest'era ottengo beni di questa, il doppio di beni di quest'altra, e quindi alla fine avrò una media che è più vicina a quest'era piuttosto che a quest'altra, in sostanza è una media ponderata fra i due valori. Quindi una volta che avrò fatto tutti gli scambi, dovrei avere 871 beni per tipo sia del ferro che dell'alto medioevo. Quello vediamo qui e quello vediamo qui. Per fare questo, invece di utilizzare questi importi per il pareggio, devo utilizzare questi altri. Vedete? No, questi altri. Questi. E questi, beni per pareggio con era precedente, beni per pareggio con era successiva. Io potrei anche fare subito scambi fra un'era e l'altra, però sorge un problema. Questi scambi da un'era all'altra, vi ho detto che me li prendono con difficoltà, perché in realtà sono sconvenienti, quindi ci vorrà tempo. Quindi se io, non so, per esempio adesso io ho moltissimo oro, potrei scambiare tanto oro per roccia calcarea che ne ho poca. Il rischio è che poi rimango comunque senza roccia calcarea, quindi a me conviene, io in genere uso questa tecnica. Prima mi faccio il pareggio nell'era inferiore, me lo faccio qui, come abbiamo fatto nell'altro video, in modo che comunque arrivo che almeno 431 beni ce li dovrei avere abbastanza presto, perché le offerte era per era me le prendono subito. Una volta che ho pareggiato quelli dell'era inferiore, mi faccio gli scambi fra era e l'altra. Quindi per prima cosa pareggiamo qui dentro. Abbiamo 36 ebano. Li diamo per roccia calcarea, che è quella che mi manca di più, quindi 36 ebano. Ebano 36 per roccia calcarea. E lo segniamo qui, 36 ebano per 36 roccia calcarea, quindi quello che offro lo do positivo, quello che chiedo lo do negativo. Vedete, qui mi sono azzerato. Poi qui me ne mancano 28 di stoffa e do, in realtà adesso è rimasto solo il ferro. Il positivo è solo per raggiungere il pareggio, c'era solo il ferro. Quindi darò 28 di ferro per 28 di stoffa. E meno 28. Poi qui me ne servono 39, quindi 39 di ferro per 39 gioielli. Ferro per 39 gioielli e poi 131 ferro per roccia calcarea. Questo magari lo faccio in più volte. Facciamo 31 ferro per roccia calcarea. Ne devo mettere altri 100. Facciamo 20. E 50. Quindi vediamo, controlliamo. Ferro per roccia calcarea. Eccoli qui, vedete, 31, 20, 30, 50, questi sono 100, 131, quindi 131 ferro per roccia calcarea. Ok, a questo punto io ho pareggiato, vedete, 431, 432, ho pareggiato i beni dell'età del ferro. Se mi accettano tutte queste offerte, ne avrò 431 o 432 di ogni tipo. A questo punto posso pareggiare le due ere, cioè devo arrivare a 400, 871 beni sia dell'età del ferro che dell'alto medioevo.
Allora utilizzo questi valori qui. Vedete? La cosa qui è semplice perché in sostanza, siccome qui avendo pareggiato di tutti quanti me ne mancano 4,40, io ogni bene che ho qui in abbondanza, quindi quello qui positivo, lo darò, lo dividerò fra 5 beni in parti uguali. Seguiamo però come si fa. Allora, intanto vediamo quelli che qui sono negativi. Negativi perché ho meno degli 8,71, quindi comunque vedete a me mancano miele e alabastro. E miele e alabastro io dovrò averne di più perché già sto sotto la media delle due ere. E quindi chiaramente miele e alabastro, questi 90 e 104 che mi mancano, li prenderò dall'oro, che è quello che ne ho di più. Quindi facciamo 90 di oro, vedete io non ne prendo 310 di miele, ne prendo solo 90, perché quelli che rimangono poi li utilizzerò, l'oro e il granito che rimangono li utilizzerò per pareggiare con l'era precedente. Quindi adesso faccio 90 oro per 90 miele. Oro. Per 90 miele. Ok, e l'oro è pareggiato, vedete, ce n'è 871 come previsto. Poi qui me ne servono 104, prendiamo ancora dall'oro, 104 oro per 104 alabastro. Anche qui volendo potrei spezzarle le offerte, ma insomma adesso facciamo così. Ok. Quindi 104 oro meno 104 alabastro. Ok, adesso come vedete ho 871 sia di miele che di alabastro. Devo pareggiare questi tre, rame, oro e granito, che sono tutti rimasti positivi. Se faccio la somma, vedete ho 1100 beni, che sono esattamente la metà dei 2200 che mi servono nell'era prima. Quindi se io scambio tutti questi con beni dell'era inferiore, alla fine avrò 871 sia di questi che di questi altri. Partiamo da questi 91, 92 di rame. Io questi 92, siccome questi ormai li ho pareggiati, devo dividerli in parti uguali fra tutti i beni dell'età del ferro. Sono 5, 92 diviso 5 fa, 90 diviso 5 fa 18, qualche numero che resta non fa niente, e quindi farò 18 rame per il doppio, quindi 36, stoffa, ebano, gioielli, ferro e roccia calcarea. Allora facciamo subito l'offerta, 18 per 36, offro rame e chiedo stoffa. Ok, poi anche abbiamo detto per tutti gli altri, 18 per 36 ebano, gioielli, ferro e roccia calcarea. Segniamo queste 5 offerte che abbiamo messo, quindi abbiamo messo rame. Le abbiamo messe, possiamo mettere tutto insieme, 18 per 5, posso fare il calcolo a mente, o se no metto proprio l'operazione qui, 18 per 5 mi fa 90. 90 e ho avuto 36 di ognuno di questi altri beni. Mettiamoli qui all'inizio, magari, meno 36, meno 36, meno 36. Ok, e vedete ho pareggiato sostanzialmente anche il rame, sto 8,73 perché non mi metto a dare questo bene, questo singolo bene, va bene così, insomma. Quindi ho 400, 400 diviso 5 fa 80, quindi prenderò 80 di granito per ognuno dei beni dell'era precedente. E quindi facciamo 80 per 160, 80 granito per tutti i beni dell'era del ferro, quindi a partire dalla stoffa, ebano, gioielli, ferro e roccia calcarea. Ok, quindi granito abbiamo detto 80 per 5 che fa 400 e sono arrivato a 8,71 pure qui e quindi devo mettere 160 di ognuno. Ok, rimane da pareggiare l'oro. E vedete praticamente di qui avrei questo 609 oro, lo devo dare per 244 per tipo, quindi in sostanza 600, 610 diviso 5 viene 61,61, quindi 100, 122 per 244.
Quindi 122 oro, che è un quinto di 610, per 244, abbiamo detto che qui avevamo l'oro, 244 di ognuno. È chiaro che queste offerte sarà difficile che me le prendano, ma io adesso le metto così didatticamente. Poi sarebbe il caso o di spezzettarle o meglio ancora di fare questi scambi più spesso, così si fanno per importi più bassi e più facile che lo prendono. È anche vero che l'importo grosso conviene ad esterni, ad amici o vicini che devono pagare il punto forgio, quindi le offerte piccole in realtà gli costano di più. Ok, quindi ho messo 122 oro per ognuno dell'altra era, quindi qui mettiamo su oro 122 per 5 sono 610 e qui abbiamo detto che ne ho 2,44 per ognuno, qui non abbiamo spazio per tutti quanti, 2,44 aggiungiamolo ai 36 e arriviamo a 2,280. Ok, e come vedete, una volta che salviamo questo file, una volta che mi prenderanno queste offerte, io ne avrò di tutti quanti da 8,71 a 8,73. 8,73 perché qui avevo trascurato quest'uno 1,60 e poi c'è qualche arrotondamento, però sostanzialmente, vedete, io in maniera abbastanza semplice ho fatto le offerte per pareggiare tutti i beni, ma non i beni di una sola era come facevamo l'altra volta, ma i beni di due ere. In questo modo io ho portato una grande quantità di beni dall'Alto Medioevo al ferro. Ripeto, li ho fatti secondo il cambio tradizionale, che di fatto non è conveniente per chi prenderà queste offerte, e quindi avrò difficoltà. Non aspettatevi che me le prendano subito, magari alcune me le prenderanno, altre no. Diciamo che dopo che me le hanno prese un po' sì, un po' no, io posso ripareggiare all'interno dell'era nel sistema soltanto con questo, soltanto all'interno dell'era, come facevamo prima, come abbiamo fatto oggi all'inizio, in modo che se io ho molta stoffa e poco ebano, me li rimetto a posto pareggiando all'interno dell'era. Spero che sia stato chiaro. Voi chiaramente se usate questa versione del file, ancora non ho messo nel mio sito, ma lo metterò a breve, se usate questa versione del file potete usarla sia per gli scambi per pareggiare all'interno dell'era usando questa parte del file, le colonne OPQ, sia quest'altra parte per pareggiare fra due ere vicine. Ricordatevi che quando pareggiate fra due ere vicine dovete sempre prendere in maniera alternata quelle dello stesso colore, questa l'era successiva, questa l'era precedente e così via. Controlliamo che le offerte siano, beh, ce n'erano già altre, comunque devono essere tutte o 1, quelle della stessa era, o 0,5, quella con l'era precedente. E penso che possiamo finire così. Spero che il video sia stato utile, il file è molto utile, io quando devo far scendere di era i beni lo utilizzo sistematicamente e ho fatto delle piccole modifiche per renderlo utilizzabile da voi, spero che non abbia fatto errori, insomma se poi c'è qualche errore magari me lo dite e lo correggiamo. E spero che sia stato chiaro, soprattutto perché quando si tratta di numeri, di file Excel, spesso c'è un po' di confusione, potrebbe non esservi chiaro se non avete visto il video precedente, quindi magari vedetevi soprattutto i primi due video della playlist sui beni, quindi insieme alla prima si chiama Beni Mercato e la seconda Beni Non Rifiniti, ma nella seconda spiego meglio perché non è conveniente scendere, per chi sale di era è conveniente scendere, non è conveniente salire con i beni. E dopo che avete guardato quei due video penso che questo dovreste essere in grado di seguirlo. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, alla prossima, buon game!